Un caro saluto a tutti da parte di Gianni, benvenuti in questo nuovo video, un nuovo tutorial. Prima di chiudere l'anno 2023 volevo accontentare alcune richieste che mi sono pervenute sia sul mio canale Instagram che sul mio canale YouTube per realizzare un video tutorial di una canzone di Edoardo De Crescenzo che si chiama Metropolitana, una canzone del 1983. Nella parte introduttiva del video ho eseguito il brano su una base che ho pre-registrato utilizzando uno style che si chiama Samba MPB, uno style che ho potuto scaricare gratuitamente dal sito psrtutorial.com. Ho fatto un video che vi lascio qui in descrizione su come scaricare gratuitamente style per le vostre tastiere Yamaha e vi lascio nella descrizione di questo video il nome specifico della libreria dalla quale ho estratto questo style. Il brano ha una velocità di 81 bpm, quindi potremo utilizzare sia questo Samba MPB, vedete, sulla terza variazione, perché questo rullante anticipato mi dà proprio il tempo giusto per poter effettuare l'arrangiamento. Ma all'interno della libreria Latin delle vostre tastiere sicuramente troverete altri stili samba. Per esempio, se volessi usare il Brazilian Samba, sempre sulla velocità di 81 bpm, style di tipo standard. Come vedete, lo style è molto simile al precedente, cambia la rullata, cambiano anche i ride, ma possiamo benissimo suonare sullo stesso tempo. Quindi importante che sia un tempo di samba 81 bpm e che abbia questo rullante anticipato. Adesso vediamo la struttura degli accordi di questa canzone. Introduzione, brano in re minore. L'introduzione apre con questo re minore che appoggia l'ultima nota su una undicesima, quindi fa fa sol. Quindi l'accordo rimane di re minore. Per renderlo più completo c'è una settima, quindi un do. Vedete? Alterno re minore settima, undicesima. Questo per 8 volte. Potete anche alternativamente, quando suonate la undicesima e il sol, anche suonare il mi come nona, quindi mettere una nona più undicesima e quindi fare. Come preferite. Sol mi do la do la fa re. Con questa sequenza di note, quindi, anticipiamo quello che poi viene successivamente, che è la parte del cantato. E a questo punto parte l'arrangiamento. La strofa parte su un accordo di La minore, settima, all'interno del quale utilizzo anche questo Si. Tecnicamente parlando è un La minore con un add 2 e una settima. Quindi, ritmo di samba del basso che poi il vostro style potrà sostenere, quindi potete dedicarvi o alla linea melodica o all'arrangiamento. Faccio adesso partire lo style real time con l'arrangiamento. Vedete l'accordo come lo prendo? La, Si, Do, Mi, Sol. Che la tastiera traduce in un La minore settima nona, più propriamente è un add 2. Quindi ho suonato Si bemolle settima maggiore, quindi Si bemolle con
Vedete il La. E qui un La maggiore settima, arricchito da questa tredicesima bemolle, quindi il Fa. Nel canto c'è anche il Si bemolle, quindi c'è anche questa nona bemolle. L'accordo corretto sarebbe La maggiore settima, nona bemolle, tredicesima bemolle. E chiudo questo Re minore settima con la nona. Nona, settima. Ripeto di nuovo la strofa, La minore settima ad 2. Lo facciamo ancora con lo style questa volta. Ritornello, quindi ho suonato l'accordo del La settima con la tredicesima bemolle suonando La, Do diesis, Fa e Sol, quindi il sistema mi traduce nell'accordo di La settima con la tredicesima bemolle. Quando entro sul ritornello uso questo accordo di Sol minore settima nona, quindi pensate a un Re minore su una triade di Sol minore. Anche qui, dopo il Sol minore, settima nona, utilizzo un Do settima con la nona, La minore settima, Re maggiore settima. Attenzione, c'è una sfumatura molto importante qui da fare, quindi dopo il giro pensate a un accordo quindi di Re settima, si deve sentire questa piccola scala da Fa diesis, Sol, Sol diesis, La. Quindi in pratica cosa stiamo facendo? Stiamo aggiungendo una tensione all'accordo di Re settima, aggiungo una undicesima diesis e ritorno sul Re settima normale. Quindi Re settima undicesima, Re settima undicesima diesis. Tutto questo deve essere fatto molto velocemente, soprattutto se poi utilizzate lo style, dovete esattamente essere in tempo in modo da non alterare poi la sequenza degli accordi. Quindi, dopo questo, atterro, tra virgolette, su questo Sol minore settima. Dominante, perché sono accordo, sono in tonalità di Fa in questo momento, Do settima con la nona e undicesima. Attenzione, quindi torno sul mio centro tonale che è un Fa, aggiungendo una settima maggiore e una nona. Dopo il Fa, prima di tornare sul Re settima e riaprire il ritornello, faccio questo passaggio con un accordo di, pensate a un Do minore, con rivolto sulla terza, quindi sul Mi bemolle, e accordo di Re settima. Ripeto il ritornello. Questa volta non faccio due battute di Si bemolle settima maggiore, ma dopo la prima volta cambio l'accordo sovrastante mantenendo però il basso in Si bemolle, quindi accordo di Do o Do settima, più propriamente Do con il basso in Si bemolle. Quindi Si bemolle settima maggiore,
l'accordo di Do, il canto mi dà la nona, ma l'accordo è Do basso Si bemolle. Come prima, La minore settima, Re settima, undicesima diesis e di nuovo Re settima. Sol minore settima, quindi basso crescente, quindi dal Sol mi sposo su La, ma l'accordo è quello di Fa, quindi Fa rivolto sulla terza, rivolto su La. Si bemolle, settima maggiore. La settima e ritorno sul mio Re minore iniziale. Facciamolo adesso con lo style, così vediamo la sequenza di accordi così come l'abbiamo fatta nella parte introduttiva. Stacco. La canzone poi si ripete per due o tre volte, potete ripetere la strofa, il ritornello sulla strofa c'è un assolo di piano elettrico che ho improvvisato nella parte iniziale del video, potete fare lo stesso, ma gli accordi non cambiano più, quindi è importante che se la suonate dal vivo con lo style, posizionate esattamente le mani sugli accordi e vi aiutate con la mano destra per completare le tensioni che vi servono, perché a volte suonare quattro note sull'accordo può essere con la mano sinistra in real time abbastanza difficile. Ecco perché completiamo l'arrangiamento con la mano destra tra gli intermezzi della melodia, soprattutto quando facciamo il passaggio, eccetera eccetera. Quindi amici, vi esorto a iscrivervi se non l'avete ancora fatto, a lasciare un like a questo video e vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Un abbraccio, ciao.